Questa cosa che sto per dirvi l'ho sempre saputa e sostenuta, perché magari conosco qualcosina su come ragiona una donna, però ne ho avuto piacevole conferma settimana scorsa, mentre facevo il corso di chat ad una ragazza, il primo corso di chat dal vivo in Italia. Ad una ragazza. Gli uomini che incontravamo in chat si dividevano in due categorie. Quelli che io chiamo i marci, cioè persone proprio putrefatte, con foto davvero orribili, senza buon gusto e con un profilo indecente. Illegale secondo me almeno in 78 paesi. E dall'altra parte quelli che mettono in mostra i muscoli. E sono tanti, uomini iper mega palestrati, che sono sempre a petto nudo. 7 foto a petto nudo o mezzi nudi. In questo caso cosa stanno comunicando mettendo solo foto del loro fisico? Io ho questo da offrire, punto, nient'altro. Con qualcuno di loro abbiamo provato a fare una conversazione e quello che è emerso è proprio ciò che vi ho detto. Discorsi banali, puntavano dritti a cose sessuali, non erano in grado di agganciarsi ed approfondire niente di ciò che noi inserivamo nella conversazione, nessun argomento. Continuiamo a scorrere foto, profili e troviamo sempre di più uomini palestrati. Ad un certo punto la ragazza mi dice una cosa che mi è rimasta molto impressa. Ed è, vabbè, non mi frega più di tanto le foto a petto nudo, vediamo se ha scritto nella descrizione delle cose sensate. Sembra assurdo, ma noi ragioniamo da uomini. Quanti uomini guardano la descrizione di una ragazza in chat? Come cambiano le cose? Quando faccio i corsi di chat ai ragazzi, si fiondano sulle foto e sono io a dire loro, guarda la descrizione, leggila, troviamo qualcosa di profondo, di unico che ha, di originale. Con le donne è l'esatto opposto. Alla ragazza colpisce di più una descrizione molto curata, lunga ed emozionante, piuttosto che tante belle foto di te in posa che sfoggi i muscoli. Sì, attiri, puoi attirare la ragazzina a rapatella, ma anche quella non credere che ne ha solo uno di iperpalestrato, ne ha in abbondanza. Siamo finiti a parlare con ragazzi che magari esteticamente non erano il top in quanto a foto, ma avevano contenuto e tenevano testa alla ragazza. Probabilmente alcuni di loro guardavano i video di Playlover perché c'era una comunicazione un po', non lo so, simile alla mia. Gli altri finivano dritti nel cesso assieme ai loro muscoli. Quindi ok curare la parte estetica, il muscolo, ma serve affiancarlo a qualcosa corposo a livello di argomenti.